tutto pronto qui al campo della Passepartout per la sfida fra la mia team e il Cantuccio. Siamo in Serie C, girone A. Una sfida questa che può dire molto in chiave promozione diretta e in chiave playoff, perché il Cantuccio, pareggiando un po' a sorpresa con Youpont, si è messo un po' nei guai e ha permesso alla mia team di arrivargli soltanto a meno 2. Quindi, vincendo stasera, gli Orange potrebbero agguantare il primo posto. Non è ancora detto nulla perché comunque mancano ancora 3 giornate, ma è tutto molto aperto in questa Serie C. Alla telecronaca ci sono io, Marina Ferretti. E alle riprese Anthony Cool. Però c'è un cartellino blu per Fiori che glielo ridà. Poi dall'altra parte ci prova Proietti. Cantuccio che continua a provarci. Proietti, c'è Esposito, va Toscani! Dalla distanza Toscani, non lo scopriamo stasera, un tiro micidiale che si insacca alle spalle del portiere avversario. Segna il primo gol per il Cantuccio che va davanti 1-0. Toscani, no, però prende il pallone. Ci prova Rossi. Ciccarelli, Ciccarelli, va a servire Rossi. Rossi! La pareggia subito, appena ristabilita la parità numerica. Siamo 1-1, bellissimo qui lo scambio tra Ciccarelli e Rossi e la new team si riporta in parità. Ancora Nobili che parte in velocità, va al tiro Nobili per un soffio. Rossi non ci arriva, non riesce a deviarla, poteva essere la sua doppietta personale. È marcato molto a uomo da Iacuone, Iacuone che lo induce all'errore. Palla che rimane lì per Proietti che si invola verso la porta. Cruciani ci mette il piedone. Cercare Ciccarelli, Ciccarelli contro Suatoni, Suatoni è uscito. Pestarella, cercare Iacuone. Iacuone va a cercare Esposito. Che sfortuna qui per Esposito. Però la palla rimane lì. Ancora Esposito. Cruciani veramente fa gli straordinari. Sull'attacco di Pestarella in qualche modo recuperano palla gli Orange. Zona Marcantuoni che con il piattone lascia partire il tiro. Cercava Cruciani, trova invece Fiori che parte. Fiori lascia partire il tiro. Suatoni la mano ce la mette. Lavini può partire, può andare da solo. Lavini, c'è Fiori dall'altra parte. Fiori la butta in mezzo e colpisce la traversa. Poi di nuovo la carambola. Latini, Rossi, la traversa. Questa è la possibilità di partenza di Rossi. Rossi contro Esposito. Ancora Rossi, Suatoni, Rossi. Nobili si autolancia, Nobili. Suatoni ci mette le mani. Finisce qui anche questo primo tempo con la Notim e il Cantuccio che sono in perfetta parità, 1-1. Ci aspettiamo un secondo tempo vivo e ricco di emozioni come questi primi 25 minuti. Tutti i palloni. Cantuccio va Toscani, Toscani con le mani. Calcio di punizione battuto subito. Si invola Latini, Latini fa partire il tiro. Suatoni col piede. Calcio d'angolo battuto da Toscani. Cani si impicciano un po', Proietti e Piazzolla. C'è tanto campo adesso per Pianese che può partire in velocità. Bravissimo però Esposito a dare fastidio all'altro numero 8. Cari Toscani, bravissimo col tacco. Testarella forse aspetta un po' troppo a tirare. Cantuani sbaglia però qui. Può ripartire Toscani, velocissimo Toscani lascia partire il tiro. Fortuna, trova Iacuone. Sbaglia però qui Esposito, favorisce la ripartenza di Rossi. Va Rossi direttamente in porta. Palla viene sporcata in calcio d'angolo. Rossi, Rossi che può ripartire adesso da solo contro due. Lascia partire il tiro che fa la barba al secondo palo. Il quinto fallo commesso da ragazzi del Cantuccio. Mobili scodella un pallone in mezzo. Attenzione, c'è Ciccarelli. Per la new team siamo 2-1. Pallone scodellato in mezzo. Rossi lo sporca di testa. Poi però si fa male Pianese. Fatto sta che infortuni a parte, la new team adesso è avanti per 2-1. Mancano 3 minuti più recupero alla fine di questa partita. Bello però qui quello Toscani, Toscani, Testarella, Testarella. La sfortuna di Cantuccio. Sì, di tenere palla, la perde però Piazzolla, una puntata con le mani di Suatoni. Toscani, la lotta di Toscani che prende un fallo, un calcio di punizione. Ora siamo pari nei falli, siamo 5 falli pari. Proietti trova invece Rossi,
Nobili, Rossi. Colpo di mano, però qui sbaglia. Sbagliano i ragazzi il cantuccio perché era sesto fallo, quindi sarà il tiro libero per chiudere i giochi. Va Nobili, Nobili contro Fotoni, Nobili, Nobili, che sfortuna! Colpisce il palo interno e la palla riesce ad uscire. Partita soffertissima, alla fine l'avete vinta proprio allo scadere. Com'è essere primi adesso davanti al cantuccio? Beh, è stato un lavoro duro, soprattutto a creare un gruppo che più dalla parte tecnica e tattica è quello che ci ha portato fino adesso. Oggi sono in panchina dopo tutto al completo per la prima volta quest'anno. Quindi credo sia questo risultato per questo gruppo, no? Capitano? Capitano? Anche il capitano sta arrivando? No, diciamo che sta... Si è portata bene, si è portata bene. Si è portata bene. Per me ne niente, la pena, dai. Sapevamo che era una partita tosta perché loro sono molto bravi e ci hanno messo in difficoltà, però siamo la miglior difesa del campionato e penso che l'abbiamo dimostrato oggi, perché comunque abbiamo sofferto ma sappiamo anche soffrire, abbiamo reagito bene e colpito di ripartenza, che è un po' la nostra forza. Adesso come si vince il girone? Adesso vince gli appunti quando su questa strada, appunto oggi l'Unione fa la forza, no? Il classico esempio di oggi. Panchina lunga, tutti uniti, nessuno si lamenta, bravi, concentrati, bene così. In bocca al lupo, grazie. Complimenti.